Cronache bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Enci Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, la ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575-658484 per le urgenze 335 60 25 371. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Bentornati a Cronache Bestiali, il nostro spazio interamente dedicato al mondo degli animali. Come sempre parleremo di salute, educazione, andremo a scoprire qualcosa in più del mondo della toelettatura ed infine conosceremo un'amica a quattro zampe che cerca famiglia. Bentornati allo spazio dedicato alla salute, oggi in compagnia della dottoressa Mori per parlare di diagnostica per immagini. Anzitutto, di cosa si tratta? Ciao, allora, la diagnostica per immagini si tratta di una metodica, diciamo, di indagine dei nostri animali che si occupa di visualizzare all'interno proprio gli organi dei nostri animali tramite dei mezzi diversi che danno delle immagini diverse, quindi il nostro compito è quello di interpretare queste immagini, interpretarle a seconda sia un'ecografia o una radiografia, mettere insieme tutte queste immagini ed arrivare alla diagnosi. E nel suo caso, ad esempio, questo è un intestino con un corpo estraneo, che non era altro che un osso, che praticamente bloccava completamente la peristalsi. Ecco, appunto, qual è l'utilità? L'utilità è quella di emettere una diagnosi in, diciamo, molto velocemente e in maniera assolutamente non invasiva per il paziente, perché si tratta di un massaggino all'addome o di una lastra, che è uno scatto praticamente. In quali casi viene effettuata la diagnostica per immagini? Casi più disparati, come ad esempio in questo caso un corpo estraneo intestinale, diagnosi di gravidanza, fino a cose un po' più brutte come rilievo di versamenti addominali, quindi sangue in addome per esempio. È una metodica molto utile che insieme alle analisi del sangue e alla visita clinica porta a dare una diagnosi corretta e rapida sul nostro paziente. Ecco, questo è l'esame complementare all'ecografo, di cosa si tratta? Allora, questa è una radiografia addominale dove abbiamo rilevato lo stesso corpo estraneo che vedevamo nell'ecografia, che è per l'appunto un pezzo di osso che blocca, diciamo, la peristalsi a livello dell'intestino. Rispetto a un'ecografia, la lastra è un'indagine, diciamo, statica, quindi non c'è movimento, è un'immagine in due dimensioni come l'ecografia, ma non si vede la peristalsi, non si vede il movimento. D'altro canto si vedono molto bene i calcoli e i corpi estranei di osso o metallici, e bene o male si riesce a vedere bene tutti gli organi: cuore, fegato, milza,
pallettine qui sono i reni, in maniera sempre statica. Chiaro che per una valutazione completa serve innanzitutto una visita clinica e anche un'ecografia in questo esatto caso. Poi dipende tutto, da ogni caso è diverso, va gestito diversamente a seconda della metodica che uno in quel momento ritiene più opportuna. Esistono anche delle metodiche di indagine come la risonanza magnetica e la TAC che vanno oltre, diciamo, l'ordinaria routine di un ambulatorio veterinario. Tutti gli ambulatori hanno un radiologico, quasi tutti gli ambulatori hanno un ecografo o comunque si servono di un ecografista esterno che viene a fare le sue ecografie. È chiaro che lo step successivo è una metodica un pochino più costosa, chiaramente anche 10 volte più costosa, diciamo, e che richiede un'anestesia generale, eccetera. Quindi sì, di base sono queste i nostri tipi di diagnostica, però ci serviamo anche di persone esterne, di strutture esterne per fare esami diagnostici di livello successivo, diciamo. Bentornati allo spazio dedicato all'educazione. Oggi, per conoscere la strumentazione che insomma serve, di cosa parliamo? Oggi parliamo del clicker, uno strumento molto noto, ma il quale utilizzo non è ben chiaro a molti. Ok, questo qui è uno strumento che emette un suono. Può essere anche leggermente più basso, per lavorazioni molto particolari, molto di fino, e serve per fare un'associazione. Tendenzialmente si usa per fare associazioni positive, però nulla toglie per fare associazioni negative. Cioè, come funziona poi? Fondamentalmente io insegno al cane che a questo suono è un condizionamento classico. Corrisponde l'arrivo di un premio, di un qualcosa per lui positivo. Ok, ad esempio mi metto qui, clicco e do cibo, clicco e do cibo, clicco e do cibo. Seduta. Clicco e do cibo nel momento in cui esegue il comportamento. Il cane sa che il suono di questo vuol dire che arriva il cibo. Dopo, nell'evoluzione dell'utilizzo dello strumento, diventerà che questo suono vuol dire che hai fatto bene, perché sa che è positivo. Ok? Quindi io metterò il cane nella condizione di propormi un qualche comportamento e con questo andrò a confermare il momento in cui mi propone quel comportamento desiderato. Questa è una tecnica, capito? E si utilizza questo strumento proprio per far ragionare il cane, per portare il cane a compiere comportamenti anche particolari, capito, diversi, vari. Lei la sto preparando per fare ricerca e la preparo tutta attraverso il clicker. Questo è uno strumento che deve utilizzare un addestratore e poi può essere anche riutilizzato, ovviamente, con, insomma, come deve essere usato anche dal proprietario? Sì, possono utilizzarlo anche loro. L'importante è stare molto attenti all'utilizzo che se ne fa, perché nel momento in cui il cane sa che questo è positivo, sa che stiamo per fare un qualcosa, la consapevolezza, l'aspettativa di ricevere un premio manderà il cane in una frustrazione e quella frustrazione lo porterà a provare vari comportamenti. Di conseguenza questa cosa qui va un pochino dosata, perché se noi non siamo bravi nel limitarne l'utilizzo possiamo fare dei grandi danni. Ecco, può essere anche nocivo dal proprietario se non utilizzato a dovere. Ovviamente, come qualsiasi strumento, che sia un clicker, che sia un rametto, se il malutilizzo non va mai bene. E il clicker bisogna stare molto attenti, perché lavorando su una frustrazione, se si esagera, il cane può andare molto oltre. E bisogna sempre fermarsi per tempo. Ovviamente nel momento in cui il cane il comportamento lo ha preso e ti dimostra di saperlo fare, il clicker diventa inutile, quindi lo elimini. Perché? Perché non ti serve più che il cane ti vada in quell'aspettativa, perché quell'aspettativa lì è una carica di tensione e ti serve per ottenere di più, ottenere di più, ottenere di più. Hai ottenuto tutto quello che volevi? Fine. Il clicker sparisce e diamo stabilità e serenità al cane su quell'esercizio completo. Ecco, rappresenta una delle basi dell'addestramento. Di un certo tipo di addestramento sì, di un percorso
fatto con il cibo in attivazione, sì. Poi si può avere percorsi diversi, dipende da che cosa stiamo lavorando in quel momento nel cane. Ti può servire per far ragionare di più il cane, fargli prendere delle iniziative e tenere il cane motivato in quello che stiamo facendo, perché sa che in questa situazione otterrà. Anche in questo caso però, insomma, è necessario, come abbiamo detto, affidarsi a un professionista, sì, per saperlo utilizzare. Ovvio, perché solo un professionista ti può dire i tempi, modalità, dopo puoi utilizzarlo a casa, però seguendo quelle direttive lì, facendo quel pezzo di esercizio lì, capito? Se non lo si conosce a fondo, non è bene lasciar perdere. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve a Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglione Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, la ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate, per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Bentornati allo spazio dedicato alla toelettatura, come sempre alla toelettatura Marchionna. Oggi parleremo di un argomento un po' più generico, insomma, non andremo nello specifico della toelettatura dei cani e dei gatti. Di cosa parliamo? Ma di una cosa parallela. La toelettatura Marchionna da diversi anni ha fondato la scuola di toelettatura, denominata Arezzo Grooming School. Che cos'è questa frase inglese particolare? Significa una scuola di toelettatura per piccoli animali, vuol dire cani e gatti ovviamente. La Grooming School praticamente è la scuola che, sita all'interno della toelettatura Marchionna, si occupa dell'insegnamento delle tecniche di toelettatura, e qui vi presento la Noemi, una ragazza di Firenze che vuole affrontare questa professione in autonomia. E qui da noi trova tutte le basi, le informazioni, sia pratiche che teoriche, per poter lavorare completamente in autonomia. È un corso a 360 gradi che dura diverse settimane, nel quale vengono affrontati tutti gli argomenti possibili che riguardano il benessere del cane, la toelettatura specifica, il rapporto con gli animali, ovviamente il rapporto anche con i clienti. A chi è adatto questo tipo di lavoro? Questo lavoro è innanzitutto, diciamo che la condizione necessaria e assoluta è amare gli animali e rispettarli e capire che l'animale qui dentro è in un ambiente sconosciuto, diverso per odori e soprattutto per rumori ai quali lui non è abituato. Ne conoscerà degli altri, ma questi magari a lui danno ansia. Allora dobbiamo assolutamente rispettare le ansie e le paure dei cani. Allo stesso modo verrà insegnato agli allievi come comunicano i cani tra loro, perché se loro devono dirci qualche cosa lo faranno sicuramente
con l'unica lingua che conoscono, che è una lingua fatta di posture, gesti e guaiti vari, che sono stati codificati in modo da capire che cosa ci vogliono dire, se sono in ansia, se hanno paura o addirittura se hanno voglia di farti qualcosina che non va, tipo un pizzichino. Ecco, quali sono questi degli esempi, insomma, di questo modo di comunicare del cane? Allora, questi qui, quello che lui emette per noi non è una lingua comprensibile, ma sono dei segnali, detti segnali calmanti. Calmanti perché? Perché sono a duplice effetto. Li fa per se stesso, per poter, diciamo, tranquillizzarsi, come un bambino davanti alla lavagna che si tira le ciocche dei capelli o fa così, tutti quei gesti umani che dicono sono in apprensione. Ti faccio un esempio. Per noi umani uno sbadiglio che cos'è? Rappresenta stanchezza, sonno oppure la noia di un discorso o di una situazione che per lui è insopportabile. Lo sbadiglio del cane è un segnale fortissimo che il cane manda a tutti. Il toilettatore preparato che conosce questi segnali pensa questo cane qua ha paura, è a disagio, allora cerchiamo di tranquillizzarlo con una carezza o parlandoli con dolcezza. Un altro segnale per noi significativo è quando un cane evita il nostro sguardo e gira la testa dall'altra parte. Anche questo è un sintomo di disagio e dobbiamo di conseguenza far sì che il cane sia tranquillo e a suo agio, se no la toilettatura diventa stressante per tutti e due. E molti mi chiedono, ma io posso assistere alla toilettatura? Diciamo che in linea di massima è preferibile che non ci sia il proprietario, però non possiamo negare al cliente la possibilità anche di controllare, e questo ci fa anche piacere, di controllare come noi lavoriamo sul suo cane, sul loro cane. Adesso vi faccio un giochino, tanto per chiudere questa trasmissione, vi faccio vedere l'autocontrollo di un cane abituato alla toilettatura. Allora, io qui in mano ho un bocconcino. Qualsiasi cane si precipiterebbe sul bocconcino, ma un cane invece che è abituato alla toilettatura farà così. Io glielo metto davanti, tienimi un secondo, che non cada giù, glielo metto davanti agli occhi, lo metto qua e lui continuerà a fissarmi perché io e lui abbiamo creato una relazione. Un cane che non è relazionato si precipiterebbe subito su questo qua. Adesso te lo meriti. Bravo. Ecco, l'amore per gli animali rimane sicuramente il primo punto, però insomma non basta, questo è un vero e proprio corso professionalizzante. Sì, vengono toccati, come dicevo prima, tutti e tutti gli aspetti. Anche in modo diverso forse rispetto al passato. Sì, una volta c'era meno rispetto, c'era soltanto bisogno di lavare cani, tosarli, consigliare il cliente, fare in fretta perché dovevamo prendere un altro. Quello era come una catena di smontaggio del pelo. Adesso è tutto cambiato, abbiamo esigenze diverse. Come noi quando andiamo in un ufficio pubblico desideriamo una comprensione, un sorriso, nello stesso modo i cani ne hanno assolutamente diritto. In secondo piano ne hanno diritto anche i proprietari che ci affidano un cane che per loro ha un significato emotivo e sentimentale notevolissimo. Chi fosse interessato può rivolgersi a voi? Sì, chi fosse interessato ad avere informazioni ulteriori, non ampliabili e spiegabili del tutto in questo breve spazio, può telefonarci per un incontro e avere tutte le informazioni del caso. Noi saremo ben felici di dargliele. Bentornati allo spazio dedicato all'adozione, come sempre al canile comunale gestito dall'ENPA di Arezzo. Oggi per conoscere Tresi, chi è? Allora, Tresi è una meticcia di 5 anni, è una cagnolina che è arrivata a noi 4 anni fa e ha una storia particolare perché Tresi, quando è arrivata al canile, è stata trovata con 9 cuccioli. Era stata abbandonata fuori dal cancello e i cuccioli avevano già un mesetto e abbiamo rallevato i cuccioli che hanno trovato tutti un'adozione
e invece Tracy non è stata adottata. È una cagnolona che adora fare lunghe passeggiate, gli piace tantissimo correre, quindi per lei sarebbe ideale un'adozione con una famiglia che ha magari anche un giardino ben recintato, e in modo tale che lei si può sfogare, può essere libera anche senza il guinzaglio, però comunque senza sicurezza. E non ha problemi con i cani maschi, lei condivide ormai da quando è arrivata qui al canile un box con un altro veterano del canile, sono diventati ormai una coppia formidabile. Con i gatti è un po' timorosa lei, quindi non ha neanche grossi problemi con i gatti, diciamo, e adatta a tutti i tipi di famiglia, perché con le persone è veramente un amore, anche con bambini non ci sono assolutamente problemi. L'importante per lei è avere o spazio o tempo per farla sfogare. Quindi adatta a tutti i tipi di famiglie, chiunque volesse conoscerla può venire qua da voi? Può venire qui da noi, conoscerla e magari iniziare un percorso di preadozione, perché essendo un cane adulto tendiamo a fare un paio di incontri qui in canile, nelle zone esterne anche al canile, per far abituare il cane adulto alla nuova famiglia, per non creargli un trauma, che comunque sia sono cani che sono abituati a una vita di canile, per loro il canile ora è la casa, e quindi facciamo questo percorso di preaffido proprio per aiutare l'adozione, per fare trovare bene poi sia la famiglia e il cane a casa. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento va alla prossima puntata. Cronache Bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi in via Corinti Corinto a Castiglione Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate, per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglione Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338 500 7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338 500 7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338 500 7197. Toilettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toilettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toilettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toilettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toilettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo.